Gentaccia, gentaccia, gentaccia. Vediamo se si deve. Non voglio dire siamo tornati, perché sarebbe un po' un'esagerazione. Però devo dire che nonostante qualche sbavatura, nonostante qualche cosa che non è andata come doveva andare, ho visto la partita che sinceramente mi sarei aspettato di vedere. E comunque qua voglio fare il piccolo appello, e tra l'altro quando uscirà la live reaction domani ve ne renderete conto di quello che voglio dirvi in questo video, che abbiamo affrontato una squadra che a mio onestissimo e personale avviso non è scesa in campo. Cioè, abbiamo giocato contro Rovella e Cambiaso, poi dopo abbiamo giocato contro i fantasmi, ragazzi. Ibra apre le marcature con una punizione sontuosa. La calcia, secondo me, anche meglio di come ha calciato quella di come ha calciato quella contro la Roma. Sinceramente è vero che c'è anche un po' di responsabilità da parte della difesa del Genoa con la punizione lì, perché comunque Sirigu sistema la barriera in maniera, diciamo, discutibile. Non si butta, anzi battezza un palo, poi quando vede che la palla va da tutt'altra parte manco ci prova, quindi insomma è un grandissimo gol di Ibra al 90%, ma comunque c'è anche una grossa responsabilità sulle spalle della difesa del Genoa. Dopodiché non abbiamo rischiato praticamente niente, perché praticamente Genoa inesistente. E poi si trova al 2-0 col Messias, altro pasticcio difensivo, se così possiamo chiamarlo, del Genoa. Primo non chiudono su Brahim Diaz, palla che viene rimpallata tra, mi sembra, Van Osden e Krunic. Carambola, nessuno va a prendere Messias, che comunque nonostante segni il suo secondo gol consecutivo di testa, non è proprio il suo punto forte il colpo di testa. La mette in moto, anche se bellissimo, è bellissimo, ma secondo me un passo indietro, sì, quella palla lì non la parava, la bloccava direttamente, va in porta, va bene così. 3-0, grande sgroppata solita di Hernandez, palla mezza mischiera, la prende Diaz, lascia a Messias, che giro poi trova un colpo da biliardo, grandissimo gol di Messias, aiutato anche dal palo, però comunque per le azioni che sono state costruite per questi tre gol, sono gol secondo me meritatissimi, cioè non c'è stato un colpo di culo in nessuno dei tre gol, anzi c'è fortuna, c'è disattenzione della difesa del Genoa, ma c'è anche tanta bravura da parte nostra, e questo va riconosciuto. Perché poi non voglio essere preso per quello che dice che il Milan ha sempre culo quando fa gol, assolutamente no. Quindi per cui, buona partita da parte di praticamente tutti oggi. Perché a parte Krunic, che non gli posso dare un'insufficienza a lui, non posso, sarebbe una bestemmia dargli un'insufficienza, perché comunque ha fatto una grandissima partita. Diciamo che è stato il peggio meglio, quello proprio anonimo. Però comunque va a attaccare lo spazio nell'occasione del gol del 2-0, quindi bene o male più del suo lo fa. Mi è piaciuto molto Maignan, ha fatto due parate sontuose, due parate che io ci metto la firma e la Trusano non avrebbe fatto. La prima sul colpo di testa di Hernani, era ancora 2-0 il risultato, con la mano di richiamo sotto la traversa va a prenderla, poi era fuori da pali, porta nuova, tira un missile che proprio sarebbe sceso perfetto in porta, rientra per tempo, fa una partita che è magnifica, meritato menzionare la sua prestazione. Buona partita anche di Tomori, è vero che, vogliamo essere precisissimi, Bianchi e il compagno che aveva in attacco, ora non ricordo neanche il nome, pensate un po', non è che fossero clienti particolari, di certo non erano Osimhen, non erano Vlahovic come clienti, erano clienti piuttosto limitati tecnicamente, così come un po' tutto il Genoa. Diciamo che è riuscito a fare il suo solito lavoro da Tomori, diciamo, anche se posso permettermi di dire, col minor sforzo possibile. Minor sforzo possibile, tanto che Gabbia, quando è entrato, nonostante si sia fatto ammonire per un fallo stupido, nonostante abbia fatto due falli dopo essere stato ammonito,
è stato tolto, credo, per un problemino fisico, per fortuna. Kalulu si sposta centrale. Non ho ravvisato grosse, grosse sbavature. Anzi, sono alcuni lanci di Sirigu. Gabbia è anche andato in pressing alto a poter fermare un'eventuale sponda di partenza del Genoa. Buono anche Florenzi. Mette un assist per Ibra al 46esimo minuto, che è veramente una chicca. Ibra pecca di testa. E lo fallisce miserabilmente, anche perché il primo uomo era a 4 metri, quindi uno come lui poteva anche stopparla a 2 metri dalla porta, calciare un bolide, non l'ha fatto. Ha preferito tra l'altro andare a colpire al volo una palla che era 1 metro dietro a lui, e poi ovviamente la spada in bocca a Sirigu, quello è stato. Ibra alla fine mi è piaciuto, perché comunque ha fatto più che lavoro di attaccante, ha fatto lavoro da persona che fa salire la squadra, che lavora per i compagni. Però a volte, sotto porta, tolto il gol, pecca un po' di testa. Non pecca fisicamente, non pecca in quello che, insomma, nell'esecuzione delle cose. Pecca nell'esecuzione delle cose perché principalmente sbaglia la scelta di quello che fare. È quello che secondo me frega Ibra. Tolti i fuorigiochi, che stasera per fortuna ne ha fatto uno solo. Anche questa cosa dove lei per forza tira il volo, non stoppare la palla. È vero, se 2-0 la partita era quel che era. Più che altro mi stavo abbastanza annoiando durante questa partita, nonostante il risultato. Magari sono sicuro che in altri ambiti avresti ragionato diversamente, però così non ci dai la certezza che in realtà in altri ambiti tu reagisci diversamente. Questo voglio cercare di far capire. Però ripeto, io questa vittoria qua, vedere da come anche ha giocato il Genoa le ultime 2-3 partite, anche da quando hanno cambiato allenatore, è una partita che penso che sarebbe stato più difficile, anzi sicuramente, non vincerla che vincerla. Questa è una partita che io ho visto i primi 3 minuti, a parte quell'incursione al primo minuto del Genoa dove si è rotto Kier, che poi parlerò tra poco. È stata veramente una squadra che non ha fatto niente, abbiamo finito il primo tempo col 60% di possesso palla, che c'è da dire. Ripeto, non ha fatto veramente niente, non ha fatto un espresso calcio, praticamente squadra inesistente. Questa è una partita che andava vinta. Io spero che questa vittoria, diciamo, che discosti un po' quello che è successo ultimamente. Perché comunque hai perso contro la Fiorentina per colpa delle assenze, e siamo d'accordo, e per degli errori gravi che è meglio non commettere più, ecco. Perdi contro il Sassuolo, che comunque stava per restituirci quello che ci ha tolto domenica stasera. Perché io vorrei essere qua a parlare di Sassuolo Napoli. Perché vorrei essere qua a fare questo video. Perché io tornassi indietro stasera da milanista e mi dicessero: vuoi guardare Milano o vuoi guardare Sassuolo Napoli? Io ti dico: guardo Sassuolo Napoli. Perché è una partita, da quel che mi è giunto all'orecchio, strepitosa. Però ovviamente alla fine è che non è del Milan, quindi di questo si parla. Ultima menzione Kier. Kier mi è dispiaciuto. Ha fatto un intervento che gli è costato una distruzione al ginocchio. E vedrete che sicuramente a meno un mese sta fuori e rientrerà nel 2022, ma statene certi, ragazzi. Più che altro, la cosa che ho che mi fa risentire di questo evento è più che altro che Kier va al primo minuto a cercare di contrastare chi era cambiato Rovella. Al primo minuto, quando il Genoa esce palla al piede, comunque dopo un errore di Messias in copertura, perché il Genoa stava facendo palleggio dietro, Messias è andato ad attaccare inutilmente, non mi ricordo chi fosse, perché difesa era Van Dosen, Masiello e un altro difensore, e comunque sia, va ad attaccarlo, secondo me mossa al primo minuto totalmente inutile. L'attacca Cambiaso, che fa la triangolazione. Kier fa una scivolata praticamente disperata, abbandona completamente la posizione, va a fare il ruolo di Messias, esce e si fa male. Quindi, se devo rimproverare qualcosa, qua rimprovero non la scelta neanche di tempo nel fare questo gesto, ma proprio la natura del gesto stesso, che non aveva senso in una partita iniziata da 1 minuto. A mio personale avviso, eh. Infatti poi Gabbia di queste cose le ha fatte, ma in maniera molto limitata, almeno non
non in maniera così evidente come l'ha fatta Kier. Poi ha appoggiato male il piede, si è fatto male, quindi adesso giocheremo con Romagnoli contro il Liverpool, giocheremo con Romagnoli contro Napoli, e io non vorrei trovarmi a giocare con Romagnoli se il Romagnoli della partita col Sassuolo anche in Roma-Milan di gennaio. Poi se è il Romagnoli di Madrid ci fa ben sperare, però ragazzi, purtroppo è un giocatore molto attrenante e molto imprevedibile. Detto questo, promossi tutti, da primo all'ultimo oggi, promossissimo anche Pioli, che comunque non ha dovuto, a mio parere, lavorare molto su una partita così. Anzi, credo che se non l'avesse preparato affatto l'avremmo vinta comunque. E ci si vede domani con la live reaction, perché adesso la monterò. Al massimo, ragazzi, come sempre, se non la faccio uscire il giorno dopo, al massimo, la mattina di due giorni dopo, però questa volta giuro cerco di essere puntuale. E noi comunque sì, ci vediamo domani, perché oltre alla reaction voglio anche far uscire un videozzo carino delle nostre serie. Grazie ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e io vi do appuntamento, appunto, come appena detto, con la reaction e robe di gameplay. Non sto a dirvelo perché dovete attivare la campanella e vedervelo da voi. Grazie ragazzi, alla prossima, forza Milano.